Salve a tutti ragazzi e bentornati in un nuovo video. Ormai con questi video ritorniamo nel nostro habitat naturale. Le Dolomiti le abbiamo ormai lasciate alle spalle, purtroppo, che sono passati quante? Oggi siamo al 12 di ottobre e quindi è passato un mesetto, ragazzi, un mesetto abbondante, e sono successe tante cose, soprattutto a mia, alla moto, perché come sono tornato dalle Dolomiti l'ho portata subito, diciamo, sono andato a prenotare il tagliando per il Desmo Service ad Anguillara da SRT, centro ufficiale Ducati, e in cui mi sono trovato veramente molto bene. Poi ovviamente vi lascio in descrizione tutti, insomma, i recapiti, le pagine, eccetera eccetera. E cosa abbiamo fatto? Allora, hanno fatto ovviamente il Desmo Service, quindi controllo gioco valvole, cambio della cinta. Poi hanno, non so se si riesce a vedere qua, tubazioni plastiche, l'hanno tutto rinnovate, infatti sono come nuove. Cambio candele, poi ho fatto tirare la catena, che comunque dopo quel bel giro che abbiamo fatto sulle Dolomiti in carichi in due serviva per forza. Poi hanno cambiato il liquido di raffreddamento, quindi di tutto l'impianto, hanno fatto il sottovuoto. E mi hanno anche sostituito in garanzia tutta la parte, diciamo, di tubazione del sistema frenante posteriore, che rientrava in garanzia con Ducati, quindi abbiamo tutta la tubazione nuova. Mi hanno fatto ovviamente anche lo spurgo, perché una volta che si toglie il tubo va fatto anche va reinserito il liquido. E dovrò fare spurgo frene anteriore, spurgo del serbatoio per la frizione e il cambio delle pasticche anteriori, che già ho tutto quanto, devo farlo a giorni, insomma, penso domani, dopodomani in mattinata mi metto là e me lo faccio. Ovviamente hanno fatto tagliando tutto quanto, praticamente la moto è come nuova. Mi hanno detto che controllando, insomma, è perfetta, è messa tutto a posto, il motore sta bene, quindi sono contento. Per una spesa totale di 760 euro circa, perché comunque l'olio per il service, diciamo, del cambio olio gliel'ho portato io, che già ce l'avevo, che avendo conoscenze con un fornitore riesco a prenderlo a buon prezzo e quindi mi conviene a me. Per il resto nulla, ragazzi, la moto adesso ha 30.186 km, il tagliando l'ho fatto, ora ve lo dico, quasi 500 km fa, perché sono 495, quindi quasi 500 km fa. E difatti la moto in questo ultimo mese l'ho presa pochissimo, 500 km ci ho fatto, che non so niente, calcolando che quando l'ho presa ne feci più di un migliaio in un paio di giorni forse. Comunque ci camminai tantissimo, è una moto che mi piace tanto da guidare, veramente veramente bella. E adesso stavo già valutando per l'acquisto di uno scarico. E per quanto riguarda invece il resto, ragazzi, i video delle Dolomiti piano piano vedo che comunque stanno prendendo piede, sono contento di questo. Spero che vi siano piaciuti e che li abbiate apprezzati, insomma, ecco, soprattutto i posti e le strade che ci sono lassù.
Come sempre ragazzi, io vi ricordo di iscrivervi al canale, lasciare un commento se volete, ma soprattutto di mettere un like per supportarmi, e se volete trovate anche il link in descrizione della pagina Instagram. Volevo ringraziare tutti i nuovi iscritti, che ho visto che siamo aumentati un pochino, piano piano stiamo aumentando sempre di più ragazzi. Vi ricordo sempre, mi raccomando, iscrivetevi al canale e lasciate un like per supportare il canale e aiutarmi a crescere. Ogni sabato, come sempre, uscirà un nuovo video. Già sabato prossimo, oggi è 12, quindi praticamente domani, perché oggi è venerdì, uscirà il video sempre delle Dolomiti. Infatti mo adesso vado a casa e mi metto a montare il video, perché ragazzi non potete capire, cioè avevo 3 memory card piene, una da 128 e 2 da 32, un botto di roba, veramente tanta, perché lassù i posti sono tutti belli, cioè tutte le strade sono tutte belle, poi la strada che va da un paesino all'altro, bella, tutte belle. Quindi del materiale ce ne sarebbe tanto, il problema poi è il tempo dei video, che durerebbero un'infinità. Arrivati qua ragazzi, ora ci facciamo una sigarettina, giusto un attimino di pausa e poi si ritorna a casa a fare tutti quei lavoretti che vi dicevo, quindi cambio, sostituzione pasticche anteriori, liquido del freno, della frizione, tutte queste cosette che riesco a farmi anche da solo ovviamente. Niente ragazzi, per questo video è tutto, un saluto da me e da Mia, al prossimo video ragazzi, ciao.